Il sapore della solidarietà è tornato ad allietare i palati nei giorni scorsi a Villa Rusconi Clerici a Verbania, dove è andata in scena la tradizionale cena degli amici dell'oncologia. 427 i biglietti staccati, circa 15.000 euro l'incasso. Tolte le spese vive, resterà un utile importante per l'attuale obiettivo del sodalizio, l'acquisto di due colonscopi, un'integrazione per un apparecchio e un colonscopio particolarmente lungo da destinare agli ospedali di Domodossola e di Verbania. Servono in totale circa 40.000 euro per nuovi strumenti che saranno a disposizione del reparto di endoscopia dell'apparato digerente dell'ASL VCO, diretto dal dottor Giuseppe Facciotto. Okay. Tanto ha fatto e continua a fare ancora veramente molto per i pazienti che hanno problematiche gastroenteriche di ambito oncologico. Siamo contenti di poter sostenere questa attività, sempre pensando a chi ha avuto, avrà bisogno di una professionalità veramente importante come quella che loro hanno sempre voluto dare. E siamo contenti che il riconoscimento per l'attività dell'associazione sia sempre qui veramente, veramente importante. La serata nella suggestiva location affacciata sul Lago Maggiore ha visto il sostegno e la partecipazione di diversi ristoranti, commercianti, associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell'evento con il loro lavoro e con le loro specialità abbinate a ottimi vini. Non sono mancate una lotteria benefica, gli interventi delle autorità cittadine, dei vertici dell'associazione, di quelli dell'ASL e la musica dei Cadetti.